Ok ragazzi, siete Roberto Salis. E finalmente, dopo tanti sforzi, quando ormai probabilmente avevate perso le speranze, finalmente, grazie alla vostra conduzione magistrale di una campagna elettorale a favore della vostra figlia sinistroide, siete riusciti a farla eleggere all'Europarlamento. E quindi non solo siete riusciti a sottrarla al carcere, sicuramente ungherese e forse italiano, ma addirittura siete riusciti a fare in modo che per qualche anno percepisca un'indennità di circa 15.000-17.000 euro netti al mese. Insomma, siete un genitore pienamente realizzato. E a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? Ebbene sì, avete dovuto cancellare i vostri account social perché molti dei contenuti precedenti alla candidatura di vostra figlia nella sinistra e Verdi erano sostanzialmente di segno profondamente opposto e non passava giorno senza che qualcuno ve lo facesse notare. Per esempio, nel novembre del 22 eravate assolutamente contro l'immigrazione irregolare, prendevate di petto Fratoianni, mentre invece, dopo che Fratoianni ha contribuito direttamente o indirettamente a candidare vostra figlia nel suo partito, lo prendete ancora di petto, ma per abbracciarlo. E poi, a rifletterci bene, l'idea di ospitare qui tutti gli immigrati regolari del pianeta con il senno di poi e soprattutto europarlamentare non è poi così male, ecco, ci si può ragionare su. E poi, diciamocelo, non è che ti possono dare dell'omofobo soltanto perché dai del bipocio agli altri. E l'importante in politica è non essere anarchici, comunisti, integralisti, integralisti femministi, eccetera. Insomma, bisogna essere diversi. Però ha aiutato non poco Fratoianni e compagnia a eleggere proprio sua figlia che è tutte queste cose e anche altre. Vediamole insieme. L'ormai onorevolissima Ilaria Salis è infatti impegnata in un tour di sole due date, una a Milano e l'altra a Roma. Il titolo del tour è «Questa notte non sarà breve», mutuato dall'ultima opera di Zero Calcare che l'affianca. Ebbene, vedendo la prima data c'è da chiedersi se questo tour sia relativo a uno spettacolo comico oppure se ci sia qualcosa di politico sotto, perché effettivamente Ilaria Salis ha presentato delle idee talmente innovative e ingenue da sconfinare nell'intrattenimento puro e semplice. Per esempio, guardate come Ilaria riassume la sua avventura giudiziaria in Ungheria. Io sono stata sbattuta in galera inizialmente con l'accusa di violenza contro i membri di una comunità. Sì, e naturalmente finire in galera non è una cosa simpatica, ma non è che ti hanno presa proprio per caso. Ti hanno presa e ti hanno sbattuta, come dici tu, in galera, perché c'erano degli indizi che all'epoca sembravano concordanti e hanno convinto il giudice per le indagini preliminari o il giudice punto e basta a metterti in custodia cautelare perché magari c'era il rischio, a parere suo, di reiterazione del reato, inquinamento delle prove o pericolo di fuga. Ora, violenza contro i membri della comunità è un reato che in Ungheria è stato tentato teoricamente per contrastare i crimini d'odio, sia i crimini d'odio razziali, i crimini d'odio di genere, quindi praticamente per tutelare quelle persone che invece sono vittime di attacchi di neofascisti o di neonazisti. Quindi... In realtà no, questa fattispecie di reato è nata in Ungheria proprio per tutelare tutti i membri di tutte le comunità, a differenza di quanto avviene in Italia, dove si cerca di dire siamo tutti uguali, ma alcune comunità sono un pochino più uguali delle altre, in Ungheria si tutelano letteralmente tutti.
Quindi, se tu vieni attaccato perché fai parte della comunità dei nerd, hai la stessa tutela rispetto a chi viene attaccato perché magari ha dei gusti sessuali non standard. Capisci? Questa è vera civiltà perché viene riconosciuta la specificità di ogni comunità, dalla prima all'ultima. Siamo proprio al paradosso, nel senso che il GIP questo ha fatto, cioè, ha applicato questo reato praticamente, cioè, come se i nazisti fossero una minoranza da tutelare. Ok, premesso che tecnicamente io appartengo a quel tipo di persone secondo le quali l'unico bippista buono è un bippista morto. Resta il fatto che anche quelli che tu chiami bippisti sono esseri umani, hanno dei diritti fondamentali, ok? E sì, sono da tutelare al pari di tutti gli altri esseri umani che in qui, che rovi. Che abitano su questo bellissimo pianeta. A parte questo, non sei nessuno per dare il titolo di bippista a qualcun altro. In teoria, anche se una persona è di estrema destra, ma non sta ricostituendo un partito paramilitare, quale per l'appunto è quello bippista, tu non sei autorizzata ad andare lì con le spranghe per fargli della chirurgia cerebrale a cervello aperto con le spranghe e con i bastoni. Mi sembra un principio di civiltà fondamentale. Poi, ripeto, lo puoi biasimare, lo puoi condannare alle elezioni, lo puoi eventualmente processare se compie reati, naturalmente, come tutti gli altri, ma non puoi assolutamente andare lì a farti giustizia da sola decidendo chi è bippista e che i bippisti non hanno il diritto di vivere, per esempio, o di esistere. Cioè, questo è assolutamente assurdo, quindi c'è tutto questo teatrino che contribuisce a creare questa narrazione, cioè totalmente. Allora, fermo restando che si è colpevoli solo a sentenza definitiva passata in giudicato, eccetera, eccetera, tutto questo non è assurdo. Semplicemente gli esseri viventi, e in particolar modo gli esseri umani, hanno una cosa che si chiama diritto alla vita e all'integrità personale, ok? Intesa come salute. Non puoi andare a spaccargli la faccia e a prenderli a sprangate, a prescindere da quale sia il loro orientamento politico. Ricordo a me stesso, ma soprattutto a quelli come te, che circa 100 anni fa c'erano altre persone che la pensavano esattamente nel tuo stesso modo. E non è finita benissimo, né per loro né per la nazione che hanno governato per un ventennio. Perché questi tizi qui di cui sto parlando avevano un debole per gli abiti scuri, in particolar modo le camicie nere, e anche loro erano convinte che esistessero due tipi di persone, quelli come loro che avevano una tessera di partito e avevano diritto alla salute, integrità personale e vita, e quelli invece che la tessera di partito non ce l'avevano e quindi potevano essere sportivamente mandati all'ospedale o sottoterra. Senza problemi, perché per l'appunto avevano un'idea diversa dalla loro. Delirante a cui contribuisce il governo, a cui contribuiscono i media, a cui contribuisce la magistratura inglese. Rilevo inoltre che tu stai parlando esattamente come i tizi di 100 anni fa. Prima che questi prendessero definitivamente il potere, anche loro si stupivano del fatto che la magistratura, nonostante le loro belle camicie nere, i simboletti qua e là, li indagasse e qualche volta li condannasse pure. Anche loro pensavano che quello fosse un abuso, perché ritenevano un loro diritto slash dovere andare a menare i diversi, ok? Io non sto assolutamente dicendo che tu hai fatto quello di cui vieni accusato, ma accusata anzi, sto semplicemente rilevando che la magistratura, tanto in Italia quanto in Ungheria, fa il suo lavoro, che è quello sostanzialmente di indagare sui reati ed eventualmente, una volta accertata la sussistenza, reprimerli. Quindi non è che ti puoi stupire per il fatto che la magistratura ungherese ti indaga, ti mette provvisoriamente in custodia cautelare e via discorrendo. Sta facendo il suo lavoro e incidentalmente. Tu stai usando le stesse identiche argomentazioni di un Matteo Salvini qualsiasi.
E a proposito, nei confronti del Matteone nazionale, il tuo pensiero è questo qui. Stupito, insomma, come il governo si sia espresso a processo aperto, nel senso. Pensa, è la stessa identica cosa che ha fatto il tuo partito. Tu sei stata candidata a processo aperto, eri in custodia cautelare, non hai fatto neanche la campagna elettorale, però il tuo partito ha fatto in modo che tu fossi eletta a processo aperto e al momento attuale stai sfuggendo a quel processo non perché sei stata assolta o perché comunque sia, hai ottenuto il non luogo a procedere, eccetera, eccetera. No, semplicemente perché sei stata eletta e quindi hai ottenuto una cosa che si chiama immunità parlamentare. È esattamente la stessa cosa, cioè l'immunità che vuole anche Matteo, con la differenza che tu sei finita dentro per un reato comune. Poi, ripeto, non è detto che tu sia responsabile, questo è ovvio, lo ripeterò fino alla nausea, ma di fatto tu sei finita dentro perché sei stata accusata di aver pestato insieme ad altre persone un tizio, ok? Salvini invece è processato perché da ministro e poi ovviamente a modo suo, con tutti i suoi mille mila difetti, ha detto questa nave non entra perché io ho promesso così ai miei elettori, ho promesso di fermare gli sbarchi e quindi non voglio lo sbarco di quella nave lì. Può essere giusto, può essere sbagliato, ma mentre tu eri in Ungheria, secondo l'accusa, a giocare a fare la batteroina antibippista, Salvini stava giocando a fare il ministro che mantiene le promesse. E lui, rispetto a te, ha il grande merito di essere prima stato eletto e poi aver commesso il fatto. Tu invece sei stata eletta perché è sospettata di aver commesso il fatto. Che comunque spetterebbe alla magistratura poi decidere, insomma, se Salvini è colpevole o meno, ecco. Sì, e spetterebbe alla magistratura ungherese decidere se Ilaria Salis è colpevole o meno. Poi, ben inteso, puoi essere perfettamente non colpevole, però spetterebbe comunque alla magistratura stabilire se Ilaria Salis è colpevole o meno, non alla casalinga della zona ZTL di Milano che ha votato per te soltanto per farti rientrare in Italia. E poi diciamocelo, anche le tue idee sul carcere lasciano un pochino perplessi. Forse anche proprio il carattere comunque razzista del carcere, nel senso che appunto per esempio a San Vittore il 75% dei detenuti sono stranieri. Cioè, questo è fantastico. Secondo Ilaria Salis, il carcere è bippista perché c'è il 75% dei detenuti che è straniero. Bene, al di là delle cifre, seguendo la sua stessa logica, potremmo affermare, per esempio, che il carcere è anche eterofobo, perché probabilmente il 95% dei detenuti sono etero. Potremmo anche affermare che il carcere è paurosamente femminista, perché l'85-90% dei detenuti, guarda caso, sarà una coincidenza, ma è maschio, eh? Mentre invece le femmine finiscono dentro solo nel 10-15% dei casi. Sarà perché quando una femmina viene arrestata, poi viene subito eletta in Parlamento, Europarlamento da qualche altra parte? Non lo so, ma secondo me queste cifre sarebbero degne di approfondimento. È chiaro che si tratta di una tesi tremendamente inconsistente. Se il 75% dei detenuti è straniero, e anche qui sinceramente vedo un qualunquismo dilagante, perché non mi dici se questo 75% dei detenuti, che in realtà secondo me non è il 75%, ma è una percentuale molto molto più bassa, sia regolare o irregolare. Non me lo dici, fai di tutta l'erba per l'appunto un fascio, mentre in realtà se vuoi sostenere che c'è un problema dovresti prima studiarti il fenomeno. Ora è vero che la maggior parte dei detenuti è straniera, ma non è la maggior parte in termini assoluti, è la maggior parte in relazione alla popolazione presente.
E anche qui dovresti distinguere fra stranieri regolarmente presenti nel territorio e irregolari, perché si tratta di due categorie completamente diverse. Uno straniero regolarmente presente nel territorio normalmente lavora, ha un domicilio, una sua residenza e ha una sua vita normale, regolare per l'appunto. Un irregolare, al contrario, spesso e volentieri non ha lavoro, non può neanche averlo, è irregolare, ce lo siamo detti un minuto fa, non ha una casa e quando compie reati, cosa più o meno inevitabile, perché se sei irregolare in Italia è solo ed esclusivamente perché non sei riuscito a integrarti, è chiaro che corri il rischio di finire in carcere, perché prima di tutto hai un problema di misure cautelari. Lo stesso problema che ha avuto Ilaria Salis. Ok? Ilaria Salis perché è finita in carcere in Ungheria? Perché c'era il rischio di fuga e magari anche di reiterazione del reato. Però Ilaria Salis è italiana, non è ungherese, non è possibile tenerla in Ungheria. Potrebbe prendere il treno, l'automobile, qualunque mezzo, scappare in Italia e sfuggire al processo. È un dato di fatto. Ed è un motivo per cui i magistrati a ogni latitudine del pianeta ti prendono e ti mettono in custodia cautelare. Per gli stranieri in Italia vale la stessa regola che è stata applicata alla Salis. Se sei irregolare, non hai una fissa dimora, vuoi che ti lasciano libero? Se il reato è relativamente grave, ti prendono e ti mettono in carcere. Ma non è bippismo, è logica. Similmente, se sei italiano, se sei regolarmente residente sul territorio italiano, è verosimile che tu abbia anche un lavoro oppure dei familiari e degli amici che ti supportano. Quindi non è necessario metterti in carcere perché basta, per esempio, metterti a casa con qualche amico e parente volontario che dicono: signor giudice, un piatto di pasta glielo do io. Così non resterà per strada a fare cose brutte, cattive e puzzone. Viceversa, se tu sei straniero e sei irregolare, è difficile anche tirare avanti in modo onesto. E quindi, se fai qualcosa di grave o sei sospettato di fare qualcosa di grave, ti prendono e ti mettono in carcere. Anche qui è una questione di logica, non è bippismo. E la cosa che trovo davvero inquietante è il fatto che un europarlamentare che nella vita civile addirittura insegna dei bambini, non riesca a comprendere questi concetti di base. E non solo non riesce a comprenderli, ma addirittura non li comprende neppure vivendo quelle situazioni lì. Qui non è il carcere a essere bippista, è l'europarlamentare a essere completamente aliena ai principi del diritto. E questo è decisamente inquietante. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il canale, ricordatevi di sostenerlo. Basta iscriversi, attivare la campanellina, condividere il link con gli amici e naturalmente lasciare un mi piace grande e grosso. Se poi vi sentite eroici, ricordatevi che potete abbonarvi o diventare dei Patreon, avrete anche qualche piccolo privilegio in più. Se non farete nulla di tutto questo, in un futuro alternativo, remoto e decisamente improbabile, potreste ritrovarvi Ilaria Salis come Presidente della Camera e Matteo Salvini come Presidente della Repubblica. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto!